Nel recupero della 22esima giornata del girone F di Serie D, Notaresco batte Porto d'Ascoli con il risultato di 2-1 al termine di una gara vibrante, divertente e ricca di emozioni. Per il rossoblù un successo meritato per la continuità mostrata nell'arco dei 90 minuti. Nel finale affiora un po' di timore, ma un grande Shiba si esalta garantendo 3 punti pesantissimi. Con le immagini di Emiliano Gigliotti passiamo agli highlights della partita. Pronti via, e dal primissimo minuto si fanno vedere i marchigiani, la deviazione sotto porta di Napolano è un po' sporca e si spegne al lato. La gara è subito frizzante, i rossoblù si esaltano nello stretto, alta la conclusione però in porta di Valenti. È soltanto l'antipasto del gol che arriva all'ottavo, bella azione personale del numero 10 locale, il suo fendente beffa testa e regala l'1-0 per il Notaresco. Pesantissimo! La gara potrebbe così incanalarsi verso i binari di casa, ma dopo appena 2 minuti il Porto d'Ascoli pareggia. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pallone spiove pericolosamente sul secondo palo dove è troppo semplice per Sensi appoggiare in rete. Gli uomini di Ciampelli si caricano e subito dopo potrebbero mettere la freccia del controsorpasso, decisiva la pronta respinta di un difensore. La gara è molto divertente, la qualità del Notaresco è alta e sulla tre quarti Valenti si esalta, palla di un soffio al lato. È da calcio d'angolo che la formazione di Epifani si riporta in vantaggio. Capitan Speranza è il più lesto a centroare e di testa la sigla il 2-1. Il primo tempo scorre via con equilibrio e senza grossi sussulti. Potrebbe pareggiare la Spagna su assist di Verdesi, ma sbatte ancora sul muro difensivo. Al rientro dagli spogliatoi, subito avanti il Notaresco con un'azione insistita. Ci provano più giocatori, il più pericoloso Gallo. Poi un flipper impazzito per poco non punisce un difensore ospite. Al quarto d'ora si rivedono i locali, bello il servizio per Diarra, non altrettanto la conclusione in porta che si spegne larga. Ancora pericolosissimo il centrocampista classe 99, questa volta il suo tiro è sporcato in corner in maniera provvidenziale. Sul piano delle occasioni, decisamente più incisivo il Notaresco, al 25esimo super giocata di Esposito, tutto apparecchiato per Valenti che sfiora il palo. Alla mezz'ora è ancora show dell'88 di casa, assist pregevole per Maio che si lascia murare dal non entrato Finori. Quando sembrava tutto ormai sotto controllo, ecco l'episodio in grado di smussare la partita. Il cross al centro è smorzato con il braccio da Diarra. Il direttore di gara decreta il calcio di rigore per il Porto d'Ascoli. Sul dischetto si presenta Capitan Napolano, ma Shiba è strepitoso nell'opporsi rasoterra e salvare così il risultato. Nel finale gli assalti biancocelesti non sortiscono gli effetti sperati e dopo 4 minuti di recupero ha dunque fine la contesa. Il Notaresco, aggrappandosi al duo Valenti Esposito in formato super, scaccia così la paura e conquista un successo d'oro. Che sia l'inizio della risalita? Andiamo via con rammarico di non aver raccolto punti. Credo che sia stata una partita a campo permettendo anche da un punto di vista tecnico godibile, ma dobbiamo ricordarci che a noi non basta essere tecnicamente puliti. Se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo in questo campionato dobbiamo riprendere ad avere un certo atteggiamento che in certe situazioni ci sta mancando, perché è alla luce che anche oggi è stata una buona prestazione con degli episodi che chiaramente si stanno sfavorendo, come è successo con il Chieti, come è successo con la San Benedettese, però a noi le buone prestazioni non possono bastare, perché per raggiungere il nostro obiettivo serve fare punti e serve anche ritrovare quella rabbia, quella cattiveria, quell'intensità che forse in alcune situazioni ci sta mancando. Sì, di vitale importanza, perché tutto quello che è successo in settimana scorsa. Ma non avevo dubbi sui miei ragazzi che mi davano una risposta oggi importante, come l'hanno data lunedì quando me ne ero andata. Quindi sono contento e orgoglioso ancora di più di allenare questo gruppo. Poi la partita, ho messo i 3 difensori alla fine perché tra l'altro Nicolo Valenti, che ha fatto una grande partita insieme a molti altri, e Pampano anche lui, avevano i crampi. Ho dovuto cambiare e ho deciso di mettermi a 3 perché sapevo che loro alla fine buttavano la palla in aria. E per evitare sorprese ho messo un altro giocatore nella linea difensiva, ma prescindo da questo, prima di questo, credo che oggi abbiamo fatto una grande gara. Ma questa è la dimostrazione che io lunedì ero andato via, i ragazzi mi hanno rivoluto, mi hanno telefonato tutti quanti, è una cosa molto bella per un allenatore. E sono tornato, ma oggi non è che avevo bisogno di questo tipo di prestazione, so che i ragazzi stanno con me, so che la qualità che hanno a livello umano
e oggi hanno tirato fuori una grande partita.